sempre più chiara, sempre più forte la visione culturale e artistica della città, che trova nei cantieri culturali nazista una magica, straordinaria conferma, con una serie di stazioni che sono punto di arrivo e punto di partenza, e all'interno di questo insieme di stazioni c'è un binario centrale, una stazione centrale che è questo spazio ZAC, che viene curato e verrà curato per anni dalla Fondazione MERS, mettendo così in sicurezza l'intero impianto dei cantieri culturali alla Zisa, ma anche garantendo l'autonomia e l'indipendenza degli artisti che qui operano in una dimensione che è al tempo stesso una città, ma anche al tempo stesso un quartiere della città.